Super pa, super pa, tu ma super ter super Suvergrim tu ma Aspetta, ah no, da suvergrim Suvergrim pa, suvergrim pa, tu ma Tu ma super ter super suvergrim pa, suvergrim pa Saracogi, dove tu ma Super ter super Suvergrim tu Giuliano, ciao, te saluto. Famo presto, presto, prima di cena. a occhi non muore, si rivede, eh? Possi, na, vostri. Giuliano, Rosa, Roberta, Salvatore, stasera proprio mi guardo tutti. mi guardo proprio. Lele, mi sta guardando. Cristian, famosa, una risata. Davvero, dai, che ci friga. Ciao, Pierluigi, Oh, con il siero della vita eterna e dopo tre dosi che cazzo stai scrivendo? Oh, stai troppo veloce. C'è il colonnello il Calo colonnello e la Zuccarelli muta, muta. Buonasera Lancio. Ross, buonasera. Ciao Barbara, Cristian, Silvia, Erminia, me guarda pure Erminia. Ragazzi, noi continuiamo con un sorriso volevamo bene a tutti sorridiamoci buon natale buon natale cristian ciao anna sa a sa fa sa parodia sa canzone no? io sono cantautori super green pa, super green pa tu c'è rotter super green pa, super green pa tu c'è rotter poi ho fatto una variazione tu c'è rotter tu c'è rotter super tu tu c'è rotter tu c'è rotter super green, pa. Tu rotterca, tu rotterca, super green pa. poi devo vedere, mo faccio un accordo Ciao Arcangelo, ciao Architetto Antonio, Antonio, ciao, fa un saluto a mia a mia figa, a mia mamma Calogera, ciao Calogera, bel nome Calogera, bellissimo, ammasso il coraggio, tu padre ti ha messo nome Calogera, però bello Calogera, dai, che bello che ci frega, ciao, fa un saluto a mia mamma, ciao ragazzi, scorre Carl, ciao da Roberto, ciao Samir, ciao Ivana. Grand, oh, ciao Marco, grazie, grazie. Moglio dico all'attore. Attore è andato a cena fuori, sì, a casa degli de amici, perché super grimpa, super grimpa, tu c'hai un tercano, non c'è il super grimpa. Eh. Attore non ce l'ha il super Enza, Ciao. Grazie della stella, Filippo. 100 stelle, 100 gragliardo, mo le mandiamo a tutti quelli. Carobiti dentro la notizia che vogliono qualche aiuto economico, gli gireremo quando arrivano queste cose. Daniela, bisogna aiutarsi fra di noi, la libera informazione. Buonasera Anna, buonasera Stefano, ciao Roberto, Giorgio, a massa, siete già scatenati tutti. Beh amici, io stasera faccio una cosa breve breve, ma ho detto dice ma te poi. L'attore fa le cose di le letture che durano mezz'ora, vabbè. Ma se sì, l'attore legge un libro, che fa? Legge una pagina, deve strapolare, strapola, capito? Strapola. Amici, noi resistiamo agli attacchi, alle menzogne e al vario campionario delle cattiverie umane che ci hanno riversato addosso, sorridiamo, vedi? Bello, su, è sorridiamo e procediamo. Eh, procediamo ci batteremo affinché il sole di sempre il luminoso ideale della libertà umana trionfi bella questa frase sai, ma la sono segnata ne sono fatto un piccolo ho, ho preso al vate al grande vate lo sapete chi è il vate no no il vater che cazzo avete capito il vate sufficit animus et iterum rudit leo Azzurdi Basta il coraggio e di nuovo rugge il leone. Ah, ha capito? Basta il coraggio e i leoni continuano. Inizieranno a ruggire. Gli agnelli si trasformeranno in leoni. Diventeranno leoni. Allora. Ho sentito due chietti ieri mentre camminavano che stavano a parlare, seduti al bar, de fuori de fuori, Dicevano: Ma secondo te quanto costa affittare un jet privato? Io gli ho detto: a Non nonne, ma che scherzo stai di? Ma te, che state a parlare, dico: Ma state a parlare di una cosa impossibile, assurda. Quelli mi hanno guardato e mi hanno detto: E perché? Quando voi dite che non c'è la dittatura, non è una cosa assurda. Non parlate di una cosa assurda. Infatti, la dittatura non c'è, non c'è ce dovete romper cazzo. Soltanto che, per esempio, Facebook ai professori che si sono riuniti a Torino gli ha levata la diretta perché forse dicevano delle cose che non gli stavano bene, però non è la dittatura questa, è il controllo, un normale controllo. Vabbè, vorrei dirvi una cosa importante: ma interrompiamo per la pubblicità. Mi fa un pazzista cosa, quando sta a sentire uno che dice una cosa sensata, diversa dalle altre, mh, che dice una cosa diversa dal politicamente corretto, improvvisamente pubblicità. Mortacci, ostile. Tutto il cazzo tutto, no? Ciao ragazzi, eh, fammi vedere chi sei, questo qui, Chiara. Ciao, Chiara. Resistiamo, io sono insegnante, mi farò sospendere. Grande fatica, ma la dignità è la dignità. Chiara, sei grande. Ti voglio bene. E poi soprattutto la salute, oltre alla dignità, capito? Certo che non c'è romperca, non c'è romperca con sto green palm, voglio vedere. Certi che non accettano perché noi siamo per la libera scelta. Noi siamo pro-vax. Io quattro me ne sono fatti dei vaccini, cinque. Perché mi chiami in Novax. Io sono per la libera scelta. Non è obbligatorio, io scelgo. Però tu che fai? Mi sospendi senza stipendio, Caruccio. Che bello questo governo come vuole bene al suo popolo. Ti pare una cosa bella? Eh? Ma lasci... noi continuiamo a sorridere. Cercheremo di aiutare tutti quelli che possiamo aiutare. No? Ecco allora, dopo a, a pubblicità, devo fare la pubblicità. Aumentate le difese del vostro organismo. Bling con l'atto ferrina Bling e glutatione, bling! Prendete gli integratori, aumentate le difese del vostro organismo. Basta, finito. È gratis questa pubblicità, ho fatta gratis. Eh? Ecco. Perché Super Green Pat, Super Green Pat, Ciro Tercam, devo trovare altre parole che devo continuare. Allora, che tristezza, ragazzi, veramente una grande tristezza. Hanno rotto il cazzo, hanno rotto il cazzo. Questi collaborazionisti in tutte queste trasmissioni televisive. Mi pare che sia partita una campagna per chiudere il televisore e non pagare l'abbonamento. O sai che è una bella idea? Spegniamo il televisore e accendiamo il cervello. Allora, io, questi collaborazionisti che ci massacrano, ci frantumano le palle... Da, da due anni, da 18 mesi, sette televisioni generaliste, tutte le trasmissioni da mattina a sera. Il Covid, il vaccino, il cosa l'hanno fatta a peperini, ci hanno strarotto proprio. Io, questi qui che insistono e dicono, fanno finta che si meravigliano. Adesso cominciano a invitare Qualcuno Hai visto, qualche dottore che la pensa diversamente, qualche giornalista. Sempre uno contro quattro, quattro contro uno. Vabbè, ma insomma, siamo abituati, Io ho detto non ci andate più, non ci andate più. Ho fatto io una poesia, io un, 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 a rima libera sciorta, perché io sono so lì, sono sciorto, capito? Poi in, in, in romanesco, in romano, me perdonerete tutti gli amici che sanno, che ci seguono in tutto il mondo, me perdonate? dall'Australia all'America alla Cina, in Giappone in Sud America vi voglio bene a tutti, vi abbraccio a tutti tutti con FEMO e vai col sorriso noi dobbiamo combattere con la tranquillità e il sorriso, noi vogliamo bene a tutti non odiamo nessuno sono altri che ci odiano a noi non si sa perché ci hanno rotto il cazzo un po'. allora lì collaborazionisti in tv sentitola, va a leggo? va a leggo? Annalisa? ta la leggo? Franca? Maddalena, noi siamo sicure, sicure, sicure per la salute. Brava! A noi ognuno si cura come cazzo gli pare. Va bene, libertà di scelta. Libertà di scelta. Chi se lo fa, se lo fa. Dio lo benedica. Noi siamo con loro. Non li criminalizziamo, ma non si criminalizza da noi, capito? Allora, Francesca, la cosa più brutta che si è vaccinato anche contro la propria... Brava, Francesca, hai detto una cosa sacrosanta. Che i collaborazionisti in tv, quando dicono l'80% si è vaccinato, dimmi quelli che purtroppo hanno ingoiato Rospo, eh, e sono andati contro voglia perché l'avete ricattati. Questo non lo dite, eh. Allora io, un pensierino gentile ai collaborazionisti in tv. Sto affacciato al ponte che spetto. Tanta pazienza ho per quante nate fatte. Ne passeranno tanti morti a galla per quanti prima dagli dibucie e dasse la galla Intignano impuniti sti merdosi Nel mentre loro se fanno il piscio gallo Tutte becchi sta minestra anfracicata Che te riduce il sangue tutto pisto Fa bene a tutti sta brodaglia quagliottara Strombetta erpennivendolo pennivendolo cornuto. E gli risponde giusto bravo la gnocca mascellata. Sgranalocchi invece ha finta figa stagionata. La maga bubu settete, sta gran peracottara, sbianca, farfuglia, toppa, va sotto coccolone. Quando spigherà er sale se ne farà ragione. Poi Cannolicchio col mustacchio sbiego, veleno e colesterolo un tanto archilo, starnazza dallo studio, ridotto ormai in uno scortico di idee mignotte e ladri. Con l'occhio a gufo e er il grifagno ci ha pure il permesso di parlare a Porello, ma le idee gli hanno fatto fagotto dal cervello. Quell'altro segaligno e becalino sugli specchi sarampica. Ma non c'ha pigli, lui mozzica, non parla. Poi c'è il sor falloppa della notizia vera, che distina se la notizia è buona o se er c'è il verme. Robba da far venire infantioli, con sufficienza loffia e sicumera, come si capasse i ceci dai fagioli. Savonno scapolà, appresso al caro degli vincitori, ma ce n'hanno sul gruppone de monnezza che quando arriverà la santa sbiossa li voglio vedere piagne a vita mozza eh? A ah John, ti è piaciuta? Luca, ti è piaciuto so, so, sto componimento, diciamo, a rima libera? Enzo, mi dispiace vederti così non avrei mai voluto vederti così e come mi vuoi dire, mettiti occhiali? Oh, io invece ti vedo bene, lo sai? Ti voglio bene, dai, non ti fregnacci. Ciao Sara Salvatore, ciao Salvatore Giuseppe. Ciao Julien, mio marito è un vigile del fuoco, verrà sospeso è l'unico sostentamento della famiglia, eh? ma non, ci, non si inchina. Un abbraccio a oh, te posso dire Julien. Oh tuo marito è un eroe, tuo marito è forte perché uno deve difendere la sua libertà, questo non hanno capito. Libertà di scelta. E allora perché mi tratti così? Tu, Stato italiano, tu governo. mortacci vostri. a chi a voi chi non vuoi lo dice, lo sapete che sì. Mi ero fatto un appuntino. Poi andiamo a Cina, famo presto. Siamo in un grande Truman Show, mi ha detto un amico mio, lo sai che c'ha ragione? E dico, mi pare un grande spettacolo. Allora io ho pensato, no, questi che danno tutte queste notizie cazzare in televisione, pensa se uno fa un, un folle notiziario. Allora mi è venuto, ma vi leggo. Buonasera, folle notiziario di oggi 10 dicembre 2021. Eh? Sono le ore 20.03. Allora, Arcivico 51 della strada. Più importante della, del paese, c'è un inquilino positivo. Il comune ha chiuso la strada dal civico 23 al civico 77 per ora. I civici pari sono liberi, stanno indagando però se un inquilino dei numeri civici pari dei, di, ha attraversato la strada. Mo' chiudono pure quelli e verranno messi in quarantena pure i civici pari dal 34 all'82. Beh, ma la sicurezza è la prima cosa, no? <ride> Poi. Seconda notizia è in vendita la mascherina catalitica che depura il fiato contaminato da bacilli, virus, aglio e cibulla. Pure quella massa micidiale. La Regione ha ordinato per un miliardo di euro questo tipo di mascherine alla ditta italiana che è collegata a una ditta europea che è collegata a una ditta cinese di import export che ordina direttamente alla fabbrica cinese. Se le maschere cinesi, le, le pezze in faccia cinesi, dovessero a risultare farlocche, a loro non gli importa, basta che hanno versato la congrua percentuale di commissione alla ditta italiana. Se siamo capiti, è eh, una notizia folle, pure questa. Oh, uh, ma da che. Mh, oh, da. Mo, se va tanto de moda è pentito. Avete visto che va di moda il pentito? Infatti, è stato intervistato in rianimazione un vegano pentito, un vegano pentito, un no colesterolovox, un no Colesterox. Come cazzo si dice? Un no Colesterox. Ecco, giura che non pensava ad ammalarsi lui, non pensava alla pericolosità del lardo e del guanciale. Che te devo dire? Dopo tre anni di carbonare e rigatoni qua pagliata, è pentito e riceverà la prima dose di tofu per endovena in giornata, ma è ricoverato in rianimazione culinaria, mosse bene il cartofu così si separa. La banda di spacciatori del quartiere Chic della città denuncia la sparizione di 2000 siringhe ultimo tipo omologate CE, perché il marchio CE Tattacchi. I sospetti sono caduti sulla principale ditta fornitrice dell'ASL di zona. Si prega di restituire il maltolto che avete rubato 2000 siringhe, no? Lo dovete restituire entro 48 ore. Hanno detto gli spacciatori della zona. Se no, famo sciopero. Austi sciopero scioperoni spacciatori sono cazzi, eh? Sa quanta gente piagne. Per scongiurare i di disservizi, il municipio ha messo a disposizione le siringhe farlocche. Acquistate dalla regione, ma i spacciatori hanno detto quelle ne volevano. So, bene. Si attende risposta, ma i spacciatori hanno già detto di no. Il Politecnico Institute di Aniene Valley ha brevettato un Green Pass Extra Large Mutante. Non mutante. Che cazzo ho detto mutante? Un Green Pass Extra Large Mutante che muta, cambia, capito, da scaricare con apposita app. app. Appena si accende a seconda del rilevatore a seconda del rilevatore. Appena si accende a seconda del rilevatore, il codice a barre muta si modifica a seconda della variante. Presente nel luogo. La versione in terabyte comprende anche il riconoscimento di virus quali Asiatica SARS Aviaria. Mazza chi più ne ha più ne metta. Bellissima come cosa. Ciao Rita! Ciao grande, ciao bella, oh, è mi è sparito tutto. Aspetta, come si fa? Oh, Fermati, ciao Lucia. Lucia, buon Natale, Alessandro. Grazie, Pasquino del 2021. No. Per grande Pasquino, Cesarina mi sta guardando cerchiamo di non cadere nel loro gioco dobbiamo essere uniti mi dice Rosanna per avere la libertà e l'odio fratricita e non l'odio fratricita ma chi? ma ch io voglio bene a tutti un sorriso facciamogli un sorriso capito? Sono loro che ci odiano a noi dalla televisione ne dicono di tutti i colori devi vaccinarti ti dicono per avere il super gp ma che è il gran premio il super gp avrai la vita a punti, col Super Green Pass extra large top ITER formato famiglia avrai il Green Pass il meglio di... Cos'è sai, fanno pure il Green Pass il meglio di... Con quello cazzo, batti tutti, vai in dove cazzo te pare, vai pure su Marte. Allora, ormai siamo alla farsa, gli autori però sono le virus star. Ministri, viceministri, primi ministri, secondi ministri con contorno di pennivendoli e frutta di mezze buste e opinioniste. Pagate, pagate, ha capito? Altra notizia, il vaccinolo Ma questa non è una fanta notizia, questa è vera ragazzi, questa è vera. Io Iole, questa è vera. Eh, eh, soprattutto sono non che conoscono perché qui poi sanno male, che, che dici? Io però, se posso, cerco di persuaderle dal farlo, persuaderle, persuaderle o persuadirli? Persuadirli. Eh, perché se poi stanno male, sto male io di conseguenza e eh, creerebbe un senso di impotenza misto a delusione. Ma certo, Iole, ma tu fai bene, dobbiamo parlare, siamo fratelli, ci dobbiamo voler bene, fratelli d'Italia, no è partito quelli dell'inno nazionale ma che, perché ci dobbiamo discriminare mi dici che ma metta pare una cazzata è una cazzata il vaccinologo Bassetti eh Bassetti mi ha a Masone nell'entro, ora vedo questa notizia che è già uscita, però certe notizie i giornaloni le televisioni che te bombardano no, i collaborazionisti da tv, non te le enfatizzano non te le dicono, quindi io mi faccio d'arto parlante se è vera, non me sono inventata io, non mi rompete il cazzo, allora a, a Genova, vicino Gen nell'entroterra anzi di Genova, ha trattato con gli anticorpi monoclonali i 25 ospiti di una RSA, pare che erano tutti vaccinati qua a terza dose. Sti vecchietti, RSA, pur di residenze sanitarie assistite. E qui assistite a un miracolo, a un evento straordinario che Contraddice la versione ufficiale che non ci sono altre cure, ci sono gli anticorpi monoclonali. L'ha usato pure il supervirologo e eh, la Virostar, il vaccinologo Bassetti. Lo rende noto Alisa, che non è la cantante quella a risa con l'aereo. Come riso, Alisa, l'agenzia sanitaria della regione Liguria. Sono tre notizie in una. Questa dovrebbe essere la notizia che tutti i Vengo dopo il TG, anche prima del TG. Ah, dove uno di? Ha ah, caratteri cubitali con 3B e avviare un dibattito serio su questa cosa. Ci sono altre cure. Cal Mazza, me coglioni. E allora non sparate cazzate sui Novax, il movimento del movimento dei Novax, il partito dei Novax e questi Novax. Che dicono questi? Libertà di cura, libertà di scelta. Allora, se ci stanno altre cure, a questo punto un'altra cura c'è. E allora? Fatevi una domanda e datevi una risposta. È come dice Cosola, il Cazzaro. Capito? Datevi una risposta. Se ci sono altre cure, io me le faccio. Quindi non sono obbligato a farmi erziero. Giusto? Allora, a voi i commenti e le logiche deduzioni. Queste Sono notizie vere, non me le sono inventate. L'hanno dette, non l'hanno dette. Io avevo ripetuto, va bene? Stefano, ciao, Stefano, Arcangelo, bellissima, meglio. Oh, è piaciuta? Ti è piaciuta? Mi sono contento, no? Meglio di Trilussa, no? Ti ringrazio, sei troppo buono. Ma Carlo Alberto Salustri, il nostro grande Trilussa, non se batte. però i collaborazionisti in tv. Ma dopo quella va nel testo, è in romanesco, è in romano eh, perché Fabrizi diceva: Romanesco è il cavolo, noi parliamo romano. O, sai che c'è scritto sulla tomba del grande Giuseppe Gioacchino Belli? C'è scritto Giuseppe Gioacchino Belli, romano, abbasta e avanza. Allora, però, io voglio bene a tutta l'Italia, eh. mi piacciono tutti i dialetti, li amo dal siciliano al friulano al piemontese al barese al pugliese mi piacciono tutti il napoletano tutti il sardo mi piacciono tutti vabbè perché mi piace sono curioso mi piace l'italia mi piacciono tutti gli italiani a questo punto adesso ve leggo un'altra notizia e poi ho finito me ne vado per tutto il cazzo nasce l'osservatorio idmo idmo che cazzo vuol dire molto dico italian digital Media Observatory è un acronimo <ride> finanziato dall'Unione Europea, hai capito? A ah, noi c'è finanzia l'Unione Europea, com'è? Perché non finanzia i poliziotti che vengono sospesi? Perché non finanzia i pompieri che vengono sospesi? Perché non finanzia gli infermieri che vengono sospesi e gli elevano uno stipendio? Europa? Perché nei finanzi questi poveri cristi? Finanzi l'IDMO sti cazzi? metti? Ecco. Illustrato da Gianni Riotta, bravissimo giornalista, alla Luis, grande università, con il video messaggio del ministro di Maio, grande ministro e gli interventi di Carlo Fuertes della Rai, Luigi Gubitosi di TIM, Paola Severino della Luis, Stefania Loia della GEDI Insomma, Riotta e Spinaci, no, Riotta e seguaci eh, il potere loro che devono fare? Vogliono insegnarci il potere della verità ai tempi della disinformazione. Me coglioni, hai capito? Dice, dobbiamo distinguere. Lavoreremo, ha detto Riotta. Lavoreremo per distinguere il vero dal falso. Io ho detto cazzo. Miracolo! Ma facci capire. Voi vi siete resi conto che stavate a dire un sacco di frignacci, ma davvero? I grandi se sono accorti che dicono palle e si autocontrollano? Se sì, magari ti piacerebbe. Loro dicono che la disinformazione siamo noi, siamo noi, siamo noi. La disinformazione siamo noi. Loro sono l'informazione quella buona, giusta, sa danno calla fra di loro. Segnate questo nome, idmo, ecco, poi ne riparleremo. Eh? Non capito? Il limite è stato valicato. Se, se non avete capito il problema, fate parte di quelli lì. Allora, quello che volevo dire. Allora, pensate che in questa riunione hanno fatto degli sforzi incredibili per non menzionare il fatto che molti decessi sono avvenuti su persone che avevano fatto tutti a seconda da qualche mese e questo mi dispiace vabbè amici ho finito me ne vado a cena perché ho pure fame mi sono rotto il cazzo è finita basta sono le 20 e 15 famo una cosa breve vi faccio qualche saluto Arcangelo poi ti metto il testo dei collaborazionisti da tv Ivana Elisa, Rosa Maria, Alessandro, grazie, Andrea, grazie, Filippo uh, Jessica. Jessica, ciao, bello il componimento. Lo, lo, lo volevamo vedere piagni a vita mozza. Li volemo, sì, mo te li tengo l'ultimo pezzetto. Fammi trovare il foglio, eh, aspetta, aspetta, quello segaligno, Hai capito chi era quello segaligno? Che s'arrampica sugli specchi e non ci ha pigli. C'è una rima. Allora, che quando arriverà la santa sbiossa, li voglio vede piagne a vita mozza. Sorridiamo sempre col sorriso positivi Non gli date retta, spegnete la TV. Levate l'acqua, gli, levate, gli levate gli il brodo. Se devono cuocere nell'acqua loro come i broccoli. Ti saluto un abbraccio a tutti mimmo ciao angela angela so, so, mi mm, sono vaccinata solo per lavoro per portare un pezzo di pane alla famiglia angela ma tu lo sai quante persone come te e questo e questo a me me fa soffrire davvero me fa piangere lui a lui dire che loro dicono se riempiono la bocca l'80 per cento avete ricattati eh, avete ricattati hai capito questa è una vergogna questa è una vergogna. Questo grida vendetta. Angela, ti abbraccio. Ti saluto. Speriamo bene. Ma compriamo Senisola così. Non c'è cagare cazzo con il super green cazzo. Bravo, Ross. Per forte. Così col green cazzo non c'è cagare il cazzo. Ciao, Pietro. Uh, L'intervista la, 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 che l'attore ha fatto con Red Hai Ah, io solo i Red però che incidente ci ha avuto? Meno male che sta bene. Che, che poesia. È beneficio per il cuore e il cervello. Chi non è attrezzato non può capire. Leonora, ti ringrazio. Questo l'ho fatta proprio io. non L'ha fatta l'attore. Questa è roba di un cantautore romano che ve vuole bene. Ciao Gianni, ciao ragazzi, ciao a tutti. Non mi voglio dilungare perché così andiamo a macina. Vi voglio bene. Sorridiamo. Un sorriso. Noi sorridiamo, li batteremo col sorriso. Siamo tranquilli e sereni. Non odiamo nessuno, volemo bene a tutti. Ciao, libertà di scelta, ricordatevi: libertà soprattutto, libertà, resistenza, verità, libertà. Be saluto.